Ora del decesso, 11:42. Ce l'hanno messa tutta. Ecco il sangue! L'uccellino mattiniero acchiappa il verme. Chi ha tempo, non aspetti tempo. Un casino. Mi dispiace. Non esserlo. Gli hai salvato la vita. Colui che esita è perduto. Non possiamo far finta che non ci sia stato detto. Abbiamo sentito i proverbi, abbiamo sentito i filosofi, abbiamo sentito i nostri nonni che ci ammonivano sullo spreco del tempo, abbiamo sentito i poeti maledetti che ci spingevano a prendere al volo il momento. Però, qualche volta, dobbiamo cavarcela da soli. D'ora in poi niente favoritismi. Era l'ultimo. Ho sorretto 25 kg di tumore per più di 12 ore. La mia schiena ha bisogno di una trazione e la paziente è morta comunque. E tu pensi di avermi fatto un favore? Senti, io volevo... Ma che cos'è? Che stiamo facendo qui? Che cosa? Ti serve una definizione? Sei davvero tanto ingenuo. Dobbiamo compiere i nostri errori. Chiudi la porta. Dobbiamo imparare sulla nostra pelle. Per caso hai visto Meredith? Risparmiati la sofferenza, George. Lei è fuori mercato. Cioè? No, non è che noi siamo solo amici. In ogni senso. Ma lei non è... Insomma, se avesse una storia, io vivo nella stessa casa, lo saprei, no? Dobbiamo spazzare le possibilità dell'oggi sotto il tappeto del domani, fino a che non potremo più farlo, fino a che finalmente non comprenderemo da soli quello che voleva dire Benjamin Franklin. Che cercare risposte è meglio che farsi domande. Che stare svegli è meglio che dormire. Io conosco un posto dove c'è una meravigliosa vista del sole che sorge sopra i ferry boat. Io ho una passione per i ferry boat. Me lo ricordo. E anche il più terribile fallimento, anche il peggiore, il più irrimediabile degli errori, è di gran lunga preferibile a non averci provato.